sto cazzo di piccione ce l'ha proprio con me. Eccola, vedi. Io la Roma la seguo sempre, non mi sono sposato apposta. Perché se dice che le mogli sono buone e care, ma a un certo punto rompono il cazzo. Ageri. Eh? Vabbè che tu non è sorda, ma... Si sapeva che c'era pure la tremarella, ma chi ci veniva fino a Monteciocca a piarla? Amico, ma non ho capito, io a mia nonna gli ho promesso che il primo figlio l'avrebbe fatto nascere lei. E io le promesse le mantengo. Vabbè, per figlio è pure mio, no? E io mi devo preoccupare. Ma se non riesci a beccare manca la palletta di Rosario, guarda. Ma non te preoccupa, non te preoccupa, nonna è la meglio levatrice che ci sia. Ha fatto nascere tutti quelli di casa nostra. Ecco, poi mi fa cascare per terra e gli fa fare la fila di cugino Alversio, quello che moglie me ne è frittata. Te vuoi muovere con quel catorcio? Allora che andavano a piano, che mi vuoi eccita, vabbè. Ma che andava presto al funerale? Ecco proprio, al funerale dell'anima dei mortacci tua. Ma vedi questo. Oddio, il cane, prima! Ma porca puttana, ma ancora non... Sto vivendo e mette sotto quella povera bestia. Mi hai fatto mettere una paura. Ma che sta di la paura? La paura l'ho presa io. Pensavo che stava per nascere Cassino e tenevano via di dolori. Oh. Ma quali dolori? Oh, ma io le vie corta. Ma guarda, mamma sta fermo. Nico, fermiamo se va. C'ho voglia di mangiare. C'ho una voglia di rughetta. Tocca del culo. Come? Non ho capito. Mica mi vorrei far nascere con la voglia di rughetta in fronte, no? Nico! Nico! Hai trovata la rughetta? Ho trovata la merda, ho trovato. Ha detto nonna, si fa che te taglia due fettine di salame. Angeli, ma tu veramente stai dai numeri oggi però. Hai visto come c'hai le mani tu nonna? E quelle mani che gli tremano così, se gli fai tagliare il salame, quella si affetta le braccia fino al gomito. E vabbè, sì. E voi vi siete fatta tutta sta strada per piare ben vaffanculo. Ah, Nico. Ma voi sapete che io ho la moglie sorda e la nonna incinta. Voglio dire, insomma, al contrario. E qui l'inchiesta la conduco io. Le domande le faccio io. Le conclusioni le traggo io. E io a Milano che cazzo ci sono venuto a fare? Ma non hai sentito parlare, chiamasse per nome, niente. No, no, io ho sentito soltanto la voce di lei. Ma non l'hai vista in faccia? Stavo nascosto sotto al letto. Ho visto il piede quando si stava a infilare la scarpa. Hai visto se c'aveva l'anello? La maresciacca che mo se mettono pure la fede al didone del piede. A 20 c'è, non fa lo struzzo, per piacere. Per filarsi le scarpe uno deve adoperare mano. Non avevo capito. La maresciacca mi può far pia la libertà provvisoria. Ma quale libertà provvisoria? Tu qui sei proprio rovinato. Seppure ti riconoscessero non imputabile domicilio, resteresti al gabbio per furto. Io non ho rubato niente, me dovete credere. Ma che cazzo ci sei andato a fare a casa di quello dove avevi fregato le chiavi? Eh? Sei andato a fare pulizia di Pasqua? Vettice, tu vedi da darti la sculla da quel capoccione per potermi aiutare, perché se non mi dai l'indizio, io che posso avventare? E non c'ho tempo da perdere, eh? Ah, ecco, adesso che mi ricordo, al piede c'era una cicatrice grossa così, al tallone destro. E che è l'indizio quello? E io dovrei far levare le scarpe a tutti quelli di Milano per vedere se c'hanno una cicatrice sul tallone. Amarescià, fatemi sci. Mi hanno messo dentro alla cella con certo Bartolo De Termonzese. Me se vuoi fare? A notte dormo più, sto sempre con la schiena addosso al muro così. Ma insomma che vuoi? Tu non hai visto niente, non sai niente, non hai sentito niente. E allora? E allora mi sa tanto che tu devi piangere il culo, 26. Ma ti è infermiere fermo. Viducci. Cos'è che ci devo ingessare? Ingessami il cazzo che mi sei rotto. Come si fa a telefonare qua? Basta schiacciare il tastino verde. Il tastino verde, ecco fatto. Ma io devo telefonare a Roma però, eh? Veramente non si potrebbe, però c'è un trucchetto, no? Con l'altra mano schiacci il tastino rosso. Questo qua. Vabbè, ho fatto. Adesso faccia lo 06 e poi il numero. Con chi lo faccio, per cazzo? Ma quello che non capisco di questa Elena è... Perché tutti dicono che era una creatura stupenda, buona, generosa, casta, via? Ma domenica scorsa mica stava a fare esercizi spirituali, quella stava a scopare come la via della mignotta, no? Oh, io te devo far uscire da qui. L'assassino sta a controllare ogni movimento. Ha già ammazzato Ambrogi, quando quello mi stava per dar nome suo. Qua c'è un'esca, per dargli l'occasione dei colpi ancora, capito? Se noi stiamo in campana, lo becchiamo. E quell'esca non puoi essere che te. Basta spargere la voce che eri sotto al letto, che l'hai visto.
e o poi riconosci. Che io dovrebbe fare da Isca? No, 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 no. Io a sto prezzo preferisco stare in galera e a mettere su famiglia con Bartolo il Monzese. È un bravo giovanotto e un buon lavoratore. La Ventice, tu fai quello che ti dico io, d'accordo? Qua non c'è tempo da perdere, mio figlio sta per nasce. Hai capito? Mo va in cella e te mangi un pezzo di sapone. Venticello, ha scritto la tua mammetta, acconsente al nostro matrimonio. Ah sì? Sì, leggi. Greggio Bartolo Monzese. Ricevette oggi stesso medesima pregiata sua in data odierna e rimanette molto commossa. Morto. Morto, molto! Ah, molto commossa, come spero anche di voi e mio figlio Franco, il quale voglio molto bene. Datosi la vostra richiesta, so contenta che si sistema e mette su famiglia. Per cui vi mando la mia benedizione col desiderio di tanti nipotini. Vostra affezionatissima suocera Gloria Marchetti. Vedo a Moriconi, Proietti e Bartorello. Hai sentito? Ho sentito, sì, voi nipotini. E beh, che c'è di strano? Li adottiamo. Sai che facciamo? Oggi parliamo con Don Murialdo, quello che ammazzava i fedeli con le ostie avvelenate. E poi ci facciamo sposare, eh? Anche lui è qui a San Vittore. Ah, pure lui sta qui? Eh? Sono molto contento. Sì, eh? Ci facciamo sposare. E stanotte... Mamma mia! Oddio, che dolore! Pare che già mi sento incinta. Nico! E lustri là! Assaggia il sugo, vedi se ci vuole un po' di peperoncino. Sì, un poco di peperoncino. Aspetta! La scusi, mo la pulisco, aspetta. Non è che mo ti senti male, no? No, tutto bene, grazie. Che faccio, butto la pasta? Butta giù, Angelica, che mo vengo. Butta giù la pasta! Ma dove siamo? E siamo in Italia, come sa? Non si ricorda quello che mi ha detto quando ho messo i piedi sul tavolino? Mi ha detto siamo in Italia, no? Basta! Piuttosto mi dica, è sicuro che quel Bertarelli, quel suo amico, quel suo caro amico, riuscirà a recitare la parte dell'ammalato grave? E cazzo ne so, io lo spero per lui! Così vi divertite voi, eh? Adesso vi faccio vedere come mi diverto io, va. Qua bisogna far brindisi per scaldare l'ambiente. Forza, piedi i bicchieri. Ecco, Tutto con la botta, eh? E chi beve tutta quella botta è un campione della mignotta. Dai, Vedi, ecco, così si comincia a ragionare, no? Mannaggia. Che c'è, signore? Ho preparato una cena tutta a base di pesce. Le piace? E che piatti hai preparato? Cocchiglia alla marinè. E che cazzè? Cozze alla marinara, maresciallo, le piacciono? Le cozze? Se mi piace le cozze. Le cozzoni quelle grosse così. A proposito, maresciallo, ma lei di che segno è? Io so pesce ascendente alla costa, signore. Ma se magna qua? Non vedi le cozze, oh. Ho la fame. Aspetta, va. Tanna, aspetta. Ecco. Ecco. Guarda che meraviglia, eh? Fresche, fresche, proprio del primo pelo, signore. Sono belle, no? Che volgare. La società. Venga, onorevole, si accomodi. Prego. Grazie. C'è un po' d'allegria. Lo sento. Un po' tanta.
e poi chiarisco che c'è. E quando il vino ci arriva il costo. Onorevole, sono veramente costernato, mi scusi. C'è partito su me per far la corta, per far la madre. Io me la rosse volte c'era da bere. Scopa! Porca miseria. Ma non potevi mica prenderlo prima, te? Io quando c'è da pia pio, quando c'è da calà calo. Dai. Ma porca miseria. 4, 2, 6 e 7. Questo che è? Oh. Il 7 è bello, un'altra scopa. Certo che tu c'hai più culo che anima, eh. Hai dato 3, 4, porca miseria. Andiamo bene, andiamo. Questo che te? È un fante. E questo che te? Un altro fante. Scopa. No, scopa niente perché alla fine non vale. Va che mi sono un campione. Io sono un campione, hai capito? Mi chiunti il 48, non vale. Sarà un campione conosce il 48 tutto quanto, ma io quando c'è da piappio, quando c'è da calaccato. Dai, fai il conto delle carte, quante scope hai? 5 scope e 4 mazzo, 9. Li fai bene i conti tu, eh? Mischia, io sono giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Io quando c'è da calaccalo, quando c'è da piappio. Dai, Arsa, dai. Dà le carte, io intanto vado a fare una pisciata e torno subito. E fa le cose carine. Voglio vedere se riesco a fregarlo almeno una volta. Quattro, tre, sette, due, nove. Questo che te? Asso. E questo che te? Peri? Un'altra scopa. Io non gioco più, non gioco! Scusa, sa, sarà un grande campione, ma io quando c'è da calaccalo, quando c'è da piappio. E dai, intappili su. E non tappili. Mischia le carte, dalle carte. Allora faccio, primiera, 7 bello, carte e denara. E una scopa che sto 5. Porca miseria, mi sono giocato mezzo stipendio, non ho mai perso così tanto in vita mia, guarda! Che te vuoi giocare? L'orologio, la penna, che c'è? Tira via quelle manace, con te non gioco più, lo gioco! Te voglio dare la possibilità di rifatte. Ma tu giochi con l'inganno, ho capito tutto, quando c'è da calacalo, quando c'è da pia pio. Ma che tu sono imbroglioni, ho capito, eh? Te pare che io mi vado ad approfittare d'ingaggio come te? Cos'è il gaggio? Sarebbe uno stronzo in senso buono. Ah, in senso buono, perché se fosse in senso cattivo, ma che a me, quello che lo fai, lo diventa una belva, eh? Adesso devo andare. Devo andare a mettere un malato in flebo. Dove li metti? Ma no, niente. Ma te la metterei a te una flebo. Ma nel culo. E di acido muriatico, schifus. Vado via i chap, tira la scupa. Ma vattene a fanculo, te tutto ospedale. Aiuto, Topolino scureggia Pluto. Clap, plup, clic.